Buongiorno a tutti, scusate per il lieve ritardo, noi siamo Stefania Simonini e Sara Mattioli di Panini Comics e siamo qui con il maestro Milo Manara per parlare del suo Caravaggio. Siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio che è cominciato proprio qui a Napoli all'incirca 4 anni fa con il lancio del primo volume. Adesso la biografia di un grande maestro raccontato da un altro grande maestro è arrivata alla sua conclusione. E com'è stato il viaggio durante questi anni di studi? Quanto c'è del maestro Manara in Caravaggio e viceversa? Ma viceversa non credo che ci sia un granché. Io sono un po' diventato un parente, insomma, di Caravaggio dopo questi anni passati insieme. Non so se sia veramente conclusa questo ciclo, diciamo, perché stavo riflettendo sulla possibilità di chiudere un po' il cerchio con un altro libro, cioè farne una trilogia in cui cercherei di raccontare un po' il lascito di Caravaggio, cioè l'eredità, insomma, di Caravaggio, però lo farei attraverso gli occhi di un altro artista, di un altro grande artista, che è Artemisia Gentileschi, che ha conosciuto Caravaggio. Ah, bene, vedo che notiamo con piacere che c'è entusiasmo, incoraggiante. No, è molto incoraggiante, infatti. E il padre di Artemisia, Orazio, era un amico di Caravaggio e mi pare che sia giusto analizzare appunto questo grande fenomeno che ha inciso molto sulla modernità, mettendo anche un'ottica femminile giustamente dentro, perché la vita di Artemisia è stata una testimonianza di donna proprio, ha avuto una vita molto intensa, molto problematica, anche che è passata da una violenza sessuale ad opera di un collega, di un collaboratore di Orazio Gentileschi, Agostino Tassi, un pittore che dipingeva, che lavorava insieme proprio con Orazio, tanto che Orazio all'inizio era contrario a denunciare questa violenza, mentre Artemisia ha sempre voluto denunciarla. Alla fine poi anche Orazio si è messo un po' dalla parte della figlia, ma un po' troppo tardi, per cui i rapporti fra i due si sono rotti, ma insomma non voglio anticiparla qui, ma ad ogni modo è una vita molto molto interessante, molto cruciale direi soprattutto per i nostri giorni, ecco, in cui anche le donne che hanno raggiunto grandi livelli di emancipazione, diciamo, vedono comunque il proprio lavoro pagato sempre un po' meno di quello dei maschi. Adesso non so, queste due ragazze qui credo che siano, siccome sono le direttrici, gli stipendi se li fanno loro. No, per fortuna lavoriamo per un'azienda che non ha questo problema, dobbiamo darne atto. Nonostante generale, si occupi sostanzialmente di calcio e di fumetti, però. Esatto, ovviamente. Sì, quindi penso, ecco, insomma, per concludere, che il viaggio in realtà non sia ancora proprio finito, ecco, questo viaggio nel mondo di Caravaggio. Ecco, diciamo che ci hai dato già delle piccole anticipazioni. Sostanzialmente molto abbiamo annunciato la prossima opera di Milo. Esatto. Quindi direi che insomma qua ci prendiamo l'onore e l'onere del caso di aspettare con grande ansia e con grande curiosità questo nuovo viaggio, questa fine del viaggio, andando tra l'altro a osservare un artista femminile, quindi un personaggio forte sotto punti di vista diversi in certi sensi rispetto a quelli di Caravaggio. E in questo senso anche nei due volumi del tuo Caravaggio ci sono dei personaggi femminili che sono altrettanto importanti. Nella Tavolozza e la Spada c'è un personaggio reale esistito veramente, che è Annuccia, che è stata per certi versi un po' anche la musa di Caravaggio, la sua modella, e che forse incarnava l'aspetto
un po' più debole, più perdente della, del, della femminilità in quegli anni, in quell'epoca, nel senso che appunto nonostante gli aiuti del maestro, nonostante il suo charme, la sua grazia, non è riuscita a salvarsi o ad essere salvata. E in questo volume conclusivo invece c'è un altro personaggio femminile che è forse un po' l'opposto rispetto ad Annuccia, nel senso che è un personaggio molto forte, un personaggio molto importante nella tua narrazione e assume un po' quasi la figura di angelo custode nei confronti di Caravaggio, nel senso che lo segue silente come un'ombra e spesse volte lo trae anche d'impaccio. Come ti è venuta l'idea del personaggio di Pazia? Che personaggio è? Ce lo puoi raccontare un po'? Sì, beh, ma in fondo rappresenta l'altra faccia di Anna Bianchini, e cioè Anna Bianchini era una piccola prostituta di strada che Caravaggio ha dipinto in più occasioni, ha usato come modella per rappresentare la Madonna, la Vergine. Quindi già questo la dice lunga, diciamo, sulla visione di Caravaggio. Ecco. Poi questa ragazza ci teneva particolarmente, questa Anna, a essere ritratta come Madonna, perché era convinta che attraverso questa sua rappresentazione avrebbe ottenuto la grazia a sua volta, sarebbe stata assolta un po' dalla vita che era costretta a fare. La prostituzione era spesso, diciamo, non era una scelta, ecco, era una strada obbligata. Roma era una città popolata quasi esclusivamente da preti, da sacerdoti, da vescovi, che avevano al loro servizio una certa soldataglia, insomma, ma è chiaro che la predominanza del genere maschile aveva richiamato anche un gran numero di prostitute. E queste prostitute certamente facevano una vita molto infelice, insomma molto grama, ecco. Ma attraverso questi ritratti, questa sua applicazione come modella, diciamo, per la Vergine, la illudeva di raggiungere quella grazia che invece nel secondo libro è proprio incarnata da un'altra ragazza, che io ho pensato di chiamare Ipazia, perché Ipazia sappiamo bene chi era, insomma, questa astronoma scienziata di Alessandria d'Egitto, che è stata proprio punita in quanto donna, insomma, è diventata una martire, ecco. E avevo il bisogno, sentivo, insomma, la necessità di dare un volto, un corpo all'idea della grazia. E vista anche la mia personale tendenza, ho pensato che nessun'altra persona avrebbe potuto rappresentare la grazia che una ragazza. Insomma, mi sembra che anche nei nostri tempi la grazia, nel senso non solo dell'immagine graziosa, ma nel senso della salvezza, direi che se c'è una salvezza ci arriverà solo dalle donne. L'assonanza del nome? Com'è? L'hai scelto anche per l'assonanza? Sì, beh, c'è anche una rima, insomma, tra Grazia e Ipazia, però non è per quello, ecco, che avevo pensato al nome, ma invece è proprio per indicare la salvezza possibile, insomma, che venga attraverso una donna, una ragazza, che fra l'altro gioca un ruolo importante, nel senso che tira fuori dai guai Caravaggio ogni volta che lui si mette nei guai, cioè molto spesso, una prima volta dopo il suo ferimento, dopo l'assassinio, dopo aver ucciso Ranuccio Tomassoni, lui è stato anche ferito in questo duello, quindi ha avuto bisogno di un ricovero fuori da Roma, perché a Roma chiunque avrebbe potuto ucciderlo in quanto condannato a morte. E io ho immaginato, non mi è sembrato niente di meglio, insomma, che immaginare che lui fosse stato ricoverato proprio presso questa tribù di saltimbanchi, dove c'era una zingara che lui aveva conosciuto e aveva dipinto in gioventù a Roma,
e di questa, di questo gruppo, di questa famiglia di, allargata di saltimbanchi faceva parte questa ragazza, appunto questa Ipassia. Quindi una prima volta diciamo che Ipassia lo ricovera, lo cura, lo rimette in sesto dopo questo ferimento, e interverrà poi in un'altra occasione ancora più importante quando lui a Malta si caccerà ancora nei guai ancora più grossi, quindi sarà imprigionato. Sarà imprigionato in una prigione da cui era impossibile evadere, cioè era una prigione, si chiamava la Guva, era scavata nella roccia a forma di campana, quindi aveva le pareti molto inclinate per cui sarebbe stato impossibile arrampicarsi lungo queste pareti. Eppure sappiamo che lui è evaso da, da questa prigione, evidentemente. Ecco, la vedete qui riprodotta velocemente alle nostre spalle. Ah, beh, abbiamo anche le immagini. Supporto. Sì, evidentemente qualcuno l'ha aiutato dall'esterno. Ci sono varie ipotesi, una insomma abbastanza accreditata, secondo cui è lo stesso Gran Maestro Vignancourt che aiuta Caravaggio a evadere da questa prigione. Ma io la trovo poco verosimile, nel senso che il Gran Maestro Vignancourt aveva tutto l'interesse a mantenere Caravaggio nell'isola, perché lo usavano proprio per decorare la chiesa, la cattedrale che stavano finendo di costruire, come pure l'oratorio in cui lui ha eseguito il quadro forse più importante per l'ordine dei Cavalieri di San Giovanni, e cioè il martirio di San Giovanni, per l'appunto. Quindi lo tenevano, l'hanno accolto e lo tenevano proprio in quanto grande pittore. Un grande pittore in prigione non avrebbero saputo cosa farsene, e neanche un grande pittore evaso. Per cui non credo che sia stato Vignancourt, e io ho pensato che ancora una volta fosse intervenuta Ipassia, per l'appunto. Ma poi c'è un altro episodio. Da Malta lui arriva in Sicilia, poi ritorna qui a Napoli e viene ferito in un agguato, viene ferito proprio in modo molto grave, tanto che a Roma si era sparsa la notizia che lui fosse morto, fosse stato ucciso in questo agguato, un agguato ad opera di quel cavaliere di Malta con cui lui aveva avuto da discutere, e qualcosa di più anche di una discussione. E immagino che appunto ancora Ipassia sia intervenuta a tirarlo su fisicamente da terra e a curarlo, eccetera. L'ultima volta ancora Ipassia interviene, ma interviene troppo tardi, cioè la grazia, effettivamente la grazia del Papa arriva, ma arriva quando Caravaggio era già morto. Quindi per l'ultima volta vediamo questa ragazza arrivare. Non vediamo mai veramente Caravaggio morto, ma vediamo la morte di Caravaggio, lo vediamo sul volto di lei, il volto della ragazza e di questa Ipassia. Quindi è un personaggio di fantasia inventato, ma che ha un ruolo cruciale nella vicenda del secondo libro. Esatto, tra l'altro la scena finale, questa scena in cui Ipassia arriva sulla spiaggia è proprio contraddistinta anche da una palette cromatica piuttosto ben definita, carica di colori saturi, di gialli, si percepisce quasi il calore del sole, il bruciore del sole. È una palette che si stacca anche dal resto dei due volumi, e questo è quello che è un po' successo anche nel corso della carriera artistica di Caravaggio, tanto che la prima volta che lui arriva a Napoli, che è una città così solare, che è una città che per tanti versi lo accoglie a braccia aperte durante la sua fuga da Roma, però inizia quella che poi verrà definita nella sua arte dagli storici dell'arte la sua cosiddetta fase oscura, il suo periodo oscuro. Ecco, che contrapposizione c'è nel viaggio di Caravaggio, in questa sua discesa verso gli inferi, potremmo dire, e allo stesso modo nella sua ricerca forsennata per una grazia che non arriverà mai? Ma è fondamentale, naturalmente. Io tutti quelli che sono un po' i cambiamenti psicologici di Caravaggio
li ho desunti proprio dai quadri che lui lascia durante i suoi spostamenti, e quindi nel primo periodo napoletano ancora siamo in una fase molto creativa, insomma di entusiasmo di pittura. Lo vediamo soprattutto nelle sette opere di Misericordia, in cui lui rappresenta proprio una folla dei vicoli napoletani, e per l'ultima volta in questa folla è dominata dalla luce di due angeli che della Vergine col bambino, per cui per l'ultima volta vediamo l'intervento, diciamo, della luce soprannaturale a illuminare questo vicolo. Dopodiché non lo farà mai più, non rappresenterà più l'idea della luce. Nel martirio di San Giovanni Battista, nella decapitazione del Battista, lui mette la scena, colloca questa scena crudele in un contesto che è veramente agghiacciante, cioè una prigione spoglia, senza nessun abbellimento, una prigione veramente paurosa, ecco, senza nessuna possibilità di luce dall'esterno, di luce che venga dall'alto, non c'è possibilità di misericordia. Che a questo proposito poi c'è un fatto un po' particolare, un dettaglio che ovviamente io, avendo ridisegnato a mano tutti i quadri di Caravaggio, ho scoperto anche un dettaglio che è agghiacciante in sé. Cioè il boia, dopo aver portato questo colpo di spada per la decapitazione, non riesce ad uccidere completamente, ad uccidere definitivamente, diciamo, Giovanni Battista, quindi da dietro la schiena estrae un coltello, sta estraendo un coltello nel quadro. Questo coltello molte volte da molti storici è stato definito la misericordia, cioè esisteva proprio un pugnale che si chiamava misericordia, che era un pugnale che serviva solo a dare il colpo di grazia, a portare il colpo mortale, cioè era un pugnaletto lungo, stretto e anche prezioso, cioè aveva un'elsa molto ricamata, un manico prezioso di metalli, di argento in genere, perché aveva un significato liturgico quasi, serviva solo a quello, a spaccare il cuore, a essere conficcato nel cuore, quindi era proprio il colpo di grazia, e per questo si chiamava la misericordia, cioè di fronte alle sofferenze di uno in fin di vita si dava questo colpo per atto di misericordia, di clemenza. E il coltello però che il boia estrae da dietro non è la misericordia, è un coltellaccio da macellaio, non è prezioso, non ha la forma allungata e stretta come la vera misericordia, è un coltellaccio da macellaio, cioè è stato un macello questo, non è stata una beatificazione, non è stato un martirio, è stata un'esecuzione brutale, feroce, con l'indifferenza proprio del macellaio, ecco. E non c'è misericordia, è un quadro in cui non esiste misericordia. Continuando a esaminare strettamente proprio tutti i quadri successivi di Caravaggio, quelli siciliani e poi quelli, l'ultimo periodo napoletano, quindi il Golia e David per esempio è altrettanto brutale, insomma, come quadro lui si autoritrae nelle vesti, si ritrae nella testa del Golia, e siccome era stato già ferito al viso, lui mette questa parte proprio in ombra totale, nel nero, e ha questo occhio già spento e l'altro ancora vivo ma per poco, quindi lui proprio si rappresenta in fin di vita totalmente arreso, insomma. Ma il senso della resa forse è più chiaro ancora nel viso del Davide, più che nel viso di Golia. Cioè Davide prende questa testa e guarda questa testa con un'espressione che penso che solo Caravaggio sarebbe riuscito a dare. Cioè sembra che dica, perdonate il francesismo, sembra che dica: stronzo, ma non vedi, ma che fine hai fatto? Ma perché dovevi ridurti così? Perché dovevi ridurti in questo? Perché dovevi obbligarmi a ucciderti?
è un senso proprio di pietà, insomma, per cui, è la pietà che Caravaggio sentiva il bisogno di ottenere, insomma. Poi l'ultimo quadro, definitivamente l'ultimo, era il Martirio di Sant'Orsola, che è sempre qui a Napoli, in cui vediamo proprio la tragedia finale, insomma, l'epilogo. È un quadro in cui l'incarnato non esiste più, è quasi in bianco e nero, anche in seguito al restauro che c'è stato i colori sono diventati ancora più tragici. Questo quadro, fra l'altro, lui l'ha fatto in fretta e furia prima di partire in cerca di una ricerca un po' folle, insomma, di ottenere questa grazia. Lui cerca di andare ancora a Roma, ma sapendo di non poter entrare in città perché sarebbe stato ucciso, va in un porto poco lontano da Roma, in un porto spagnolo, di un possedimento spagnolo, in modo da poter avere da lì la possibilità di portare i quadri, di fare arrivare i quadri a Roma da qualche cardinale per ottenere sempre questa famosa grazia. Beh, e questo martirio di Sant'Orsola lui lo dipinge frettolosamente, lo consegna che era ancora fresco. E cosa ha fatto il proprietario? L'ha disteso su una terrazza al sole per asciugarlo. Colori a olio dal calore si sa che invece che asciugare si diluiscono, liquido, fanno ancora di più, quindi in realtà, volendo fare una cosa buona, in realtà un po' rovinato il quadro, insomma. Ma nonostante questo vediamo ancora proprio la fine di Caravaggio, la vediamo nettamente proprio su queste figure, su questa santa che guarda, si guarda il petto con questa freccia, con l'aria sorpresa proprio. La morte è questa, dunque, la morte che mi è arrivata così, insomma. E ci sono pochi colori, c'è questa tenebra costante ormai nei quadri di Caravaggio, che non è un nero, non è un buio, ma è proprio una tenebra brulicante, è una tenebra che ci guarda, cioè noi guardiamo il buio, ma anche il buio guarda noi nei quadri di Caravaggio, è un monito, è brulicante di presenze, di presentimenti, insomma. E questo quadro è particolarmente intenso, ecco, da questo punto di vista. Siete fortunati voi qui a Napoli a possedere una cosa del genere, perché è davvero la conclusione di una vita tremenda, ma anche contemporaneamente di una ricchezza senza pari, insomma. Ecco, a proposito di questa modalità di raccontare del Caravaggio, tu hai detto più volte che secondo te, se Caravaggio fosse un artista del nostro tempo, dei giorni nostri, probabilmente sarebbe stato un fotografo, un regista, perché aveva proprio questo dono di cogliere gli attimi, di lavorare con uno stile quasi fotografico, per l'appunto. Questo come ha influito invece sulla tua regia della narrazione del tuo fumetto? Ti ha dato qualche spunto per lavorare al tuo Caravaggio? Beh, sì, naturalmente. Sì, Caravaggio ha introdotto questa grande novità, cioè di lavorare solo da modelli viventi, quindi la rappresentazione del suo martirologio, dei quadri sacri, la crocifissione di Pietro, la crocifissione di Paolo, il martirio di Matteo, il martirio di Giovanni, le varie vergini, le Madonne, la Madonna dei Pellegrini, la Madonna della Serpe, eccetera, cioè tutti i suoi quadri sono eseguiti proprio in questo modo, con modelli veri, e con l'organizzazione di set veri e propri, cioè lui decideva le luci, lui piazzava la luce, cosa mai successa prima, esattamente come fa adesso un fotografo o un regista di cinema, cioè organizzava una scena vera, reale, magari non molto accurata sul piano così del costume, del trucco e parrucco, diciamo, cioè buttava un lenzuolo addosso a qualcuno, insomma, diceva tu sei Matteo. E sono piuttosto sommarie, insomma, le sue ricostruzioni, tanto che molto spesso, tipo nella vocazione di Matteo,
lui usa proprio gli attori vestiti così come erano contemporaneamente, insomma, nei suoi anni, ecco. È una novità anche questa che lui ha introdotto, ma la sua particolarità era proprio quella di avere inventato la fiction, lui ha inventato la finzione esattamente così come la conosciamo oggi, cioè se oggi ci raccontano la vita, non credo di un santo, ma insomma di chiunque, attraverso una fiction, la fanno così, cioè prendono un attore e lo fanno impersonare i vari personaggi, insomma. E lui faceva esattamente la stessa cosa, prendeva degli attori, li prendeva dalla strada e li fingeva come santi, come apostoli, come i personaggi centrali della sua narrazione. E non contento di questo, appunto, organizzava le luci, eccetera, quindi i vari rapporti fra i personaggi. Siccome poi non poteva tenere 4-5 persone sempre lì fisse a sua disposizione, normalmente nei primi giorni lui col manico del pennello, nell'imprimitura della tela ancora fresca, disegnava grosso modo le sagome dove dovevano andare ogni personaggio, le incideva proprio col manico del pennello, tanto che per riconoscere gli originali di Caravaggio si guarda proprio se ci sono questi solchi, queste incisioni. Un altro metodo è di vedere se ci sono i pentimenti, perché normalmente nelle copie non ci sono pentimenti, uno copia il quadro così com'è. Se ci sono questi solchi e se ci sono pentimenti, il 99% delle volte si tratta di un originale di Caravaggio, appunto. Quindi il fatto che lui avesse inventato la fiction ovviamente è stato uno spunto narrativo, tanto che appunto io ho immaginato che per dipingere il martirio di Giovanni Battista, per dipingere il boia, lui sia andato da un macellaio, abbia chiesto: vuoi guadagnare qualche soldo in più, vuoi posare per me per qualche giorno? E questo macellaio fa esattamente il gesto, tirando fuori questo coltellaccio, che farebbe scannando un capretto, insomma. Ed è esattamente questo il gesto che lui fa nel quadro. Quindi è chiaro che la visione, poi uno che li ha ridisegnati a mano proprio minuziosamente ha il modo di notare tutti i dettagli, la visione stessa del quadro comunque suggerisce appunto la storia che c'è dietro a questo quadro, ecco. Prima di dare spazio magari al pubblico per qualche domanda, ti volevo fare l'ultima domanda io, legata a quello che hai detto su Artemisia. Quanto Artemisia ha guardato Caravaggio? Beh, Artemisia è stata la prima grande caravaggesca. Lei stessa ha rappresentato uno dei soggetti più rappresentati da Caravaggio, ma poi Giuditta e Oloferne, per esempio, la Giuditta e Oloferne di Caravaggio è stato la prima rappresentazione di questa esecuzione, insomma, operata da una donna nei confronti di un uomo. E questo è un soggetto che Artemisia riprenderà più volte, più o meno proprio con le stesse modalità usate da Caravaggio, con un grande dettaglio in più, e cioè l'Oloferne di Artemisia ha sempre la faccia di Agostino Tassi, cioè di colui che l'ha violentata. Quindi lei è Giuditta che decapita Agostino Tassi, insomma è sempre Artemisia che decapita Agostino Tassi nella sua finzione. Lei stessa comunque adotterà proprio questo tipo di processo, quindi di lavorare da modelli dal vero e di organizzare anche lei i suoi quadri come finzioni. L'ultimo dettaglio, non secondario comunque, è che mentre in Caravaggio non vediamo nudi femminili, perché era pressoché proibito avere modelle nude per i pittori, Artemisia invece dipinge molti nudi femminili, perché lei stessa è la modella di sé stessa, appunto, quindi lei dipinge nuda in più di un'occasione, per esempio nella Susanna i Vecchioni, lei dipinge nuda, probabilmente poi da qui nasce proprio la violenza che lei ha subito da questo Agostino Tassi, che era ovviamente qualcuno che non capiva la situazione, ecco. È come nelle opere di Caravaggio, anche nelle opere di Artemisia c'è tanto della sua vita.
Beh sì, certo, attraverso la lettura delle opere di Artemisia si capisce bene tutto il suo percorso, perché a parte la violenza, ma come dico, lei ha denunciato, ha avuto la forza di denunciare il suo violentatore e, visti i tempi, insomma, per stabilire se lei diceva la verità, cosa hanno pensato? Di torturarla, perché se lei manteneva la versione anche sotto tortura, allora era più credibile. La tortura è stata particolarmente odiosa, perché lei, pittrice, sono state frantumate le dita, cioè attraverso questi, le sibilli si chiamavano, erano dei cunei di legno che venivano inseriti tra un dito e l'altro, tutte e due le mani, lei doveva tenere le mani giunte, e poi con una corda, le corde venivano passate tra un dito e l'altro, e dopo con un pezzo di legno veniva sempre più stretta la corda, finché praticamente si rischiava proprio l'amputazione di tutte le dita. Si sono fermati solo dopo averle rotto le ossa delle dita, che lei ha passato molto tempo prima di riprendere a dipingere, ma voglio dire, proprio era una tortura mirata, insomma, per una pittrice proprio. E nonostante questo, nonostante la tortura, lei ha mantenuto questa accusa, questa denuncia. Agostino è stato imprigionato per qualche mese, poi in seguito le amicizie che aveva, perché i pittori dipingevano per i cardinali eccetera, quindi avevano molte amicizie altolocate, è stato fatto uscire, insomma, però ha ottenuto comunque, che formalmente ha ottenuto l'imprigionamento del suo violentatore. Ma trasferendo tutto questo nel 1612, quando è avvenuto il fatto, si può immaginare, insomma, la forza di questa ragazza, che aveva 17-18 anni all'epoca. Bene, allora sì, noi lo aspettiamo. Ti ringraziamo molto per l'idea di rappresentare un personaggio femminile così forte. Siamo Vabbè, no, non lo faccio per compiacervi. No, voi. Lo so. Infatti è la tua parte migliore. Non no, lo, no, fai lo mai faccio per perché è importante farlo, direi che è fondamentale farlo. Insomma. Anch'io sono d'accordo, ce n'è bisogno. Esatto. Se c'è qualche domanda dal pubblico, volentieri. Buonasera. Lei ha detto che ovviamente ha studiato nel dettaglio molte delle opere di Caravaggio, tra cui il Martirio di Sant'Orsola, che è a Palazzo Zevaglios Stiano. Ho detto, lei ha avuto modo di studiare molto accuratamente le opere di Caravaggio, tra cui il Martirio di Sant'Orsola, che è a Palazzo Zevaglios Stiano a Napoli. Ecco, io le volevo porre una domanda: non le sembra strano o almeno inusuale il fatto che Caravaggio decida di autorappresentarsi all'interno della rappresentazione alle spalle della santa martirizzata? Cioè, è una cosa che nell'arte di Caravaggio noi non troviamo mai fino a quel punto, che poi per gli storici è l'ultimo punto della vita di Caravaggio. Volevo giusto un suo pensiero, o almeno diciamo cosa lei può presupporre. Ma Caravaggio si è autorappresentato abbastanza spesso nei suoi quadri, anche nelle sette opere di Misericordia compare il suo viso, poi c'è anche nella Cattura di Cristo, il quadro che c'è a Dublino adesso, e nella Cattura di Cristo, fra l'altro, è molto simile alla sua autorappresentazione del Martirio di Sant'Orsola, cioè anche lì è visto di profilo, il suo profilo sinistro. Nel Martirio di Sant'Orsola tiene in alto una lanterna anche, mentre nella Cattura di Cristo forse anche, comunque ha un atteggiamento molto simile, per cui, e poi nella rappresentazione del Davide Golia, come dicevo, quindi è un passaggio che Caravaggio fa spesso, quasi a sottolineare proprio questo senso di finzione. Cioè, uno dei registi che faceva questo era Alfred Hitchcock, sempre faceva un cameo nei suoi quadri, ma anche Stan Lee lo faceva,
cioè è un modo un po' per firmare, ecco, per mettere la propria impronta sull'opera. Lui non ha mai firmato un quadro tranne uno, Il Martirio di Giovanni Battista. Lui lo firma proprio con il sangue che sgorga dalla gola del Battista disteso a terra e scrive Fra Michelangelo, anzi finisce Michelangelo, non finisce neanche la parola, Fra perché era stato nominato cavaliere, quindi era già un fratello dei Cavalieri di Malta, e questa era l'unica occasione in cui lui ha firmato effettivamente i quadri, ma spesso lo faceva appunto con l'autorappresentazione, mettendo se stesso dentro nel quadro. Lo fa anche nel Martirio di San Matteo, si autorappresenta. Quindi è molto interessante questo, perché vediamo il passaggio anche del tempo, diciamo, sul viso proprio di Caravaggio, ma è un modo proprio per dichiarare la propria partecipazione a questo evento, a questa finzione. Soddisfatto? Facciamo un'ultima domanda. Salve, io volevo chiederle qual è la sua opera preferita di Caravaggio e perché? La mia opera preferita? A dire la verità non ho opere preferite, anzi per mio carattere personale tendo a non avere una visione competitiva, diciamo, nei confronti del mondo, quindi non ho film preferiti, non ho opere preferite, non ho pittori preferiti, non faccio mai classifiche, insomma. Certamente ridisegnandoli posso dire qual è stato il più impegnativo, ecco, le opere delle sette opere di Misericordia sono quelle più affollate, e in più da vero cretino ho deciso di metterlo anche in prospettiva, quindi mi sono, diciamo, creato delle difficoltà da solo, però sì, non ho opere preferite, ma certamente questo è il quadro più interessante, insomma, anche da un punto di vista compositivo, così, quantunque poi i quadri siciliani siano anche affollati, ma nei quadri siciliani lui arriva all'audacia, dunque, di dipingere delle pale d'altare alte 4 metri, lasciando i 2 metri di sopra bui, immersi nelle tenebre, e facendo i personaggi tutti sotto, cioè c'è il seppellimento di Santa Lucia e la resurrezione di Lazzaro. In tutti e due i casi c'è una serie di personaggi in basso, in grandezza naturale, e la parte superiore è completamente buia. Credo che non ci sia un pittore al mondo che avrebbe avuto il coraggio di fare una cosa del genere, né allora né dopo, insomma, lasciare un quadro così, cioè, non so, immaginandosi un Rubens cosa avrebbe fatto, una folla di persone. E addirittura questo è fondamentale, però, anche da un punto di vista dei contenuti, diciamo, perché si nota che lui non dipinge più angeli, non dipinge più le Madonne, eccetera, che si affacciano, come ha fatto nelle sette opere, per l'ultima volta. La parte non occupata dagli umani è tenebra, non esiste più niente, non esiste salvezza, non c'è luce, non c'è misericordia. Bene, noi vi ringraziamo tantissimo per aver partecipato, ringraziamo il maestro Manara per averci raccontato un po' di più di Caravaggio, e buon proseguimento.